Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi. Buon pomeriggio e buon sabato da Massimo Gobessi che vi parla e da Federico Comar alla console. Buon sabato perché sarà un sabato estremamente interessante per voi, amici ascoltatori, perché andremo a presentare un libro altrettanto interessante di una storia che è conosciuta, forse non appieno. La spiegheremo nel corso di questo nostro appuntamento odierno, ma vado subito a salutare i nostri ospiti al telefono in collegamento da Roma, Rossana Luttazzi. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti. Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. In collegamento da Catania, Santino Mirabella, che è l'autore del libro L'illazione, Lelio Luttazzi, una vita vissuta in swing per Dario Flaccovio Editore. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti. Buon pomeriggio a voi, anch'io vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'invito. Allora, ai nostri ospiti e a chi ci sta ascoltando, voglio far entrare all'interno proprio di questo nostro appuntamento di oggi attraverso l'ascolto di un frammento del film L'illazione. È un frammento importante che commenteremo insieme e che ci permetterà quale incipit proprio alla presentazione del libro di oggi. Ascoltiamo. Senta, per il terreno ci pensi? Poi si informi sui prezzi della zona. Piuttosto, non si potrebbe fare qualcosa per il mio amico? Non so, delle indagini? O snidare quel mascalzone che continua a mandare le lettere anonime? Lei che cosa consiglierebbe? Ma lei è sicuro che su... Paola? Paola, sì. Non abbia visto quel fumo alla villa dei suoi amici. Ma quale fumo? Grazie. Dove è stato sepolto il piccolo subnormale? Ma Alderano, credo. Come crede? Ma in quel periodo noi non eravamo a Roma, non siamo stati al funerale. Eravamo a... A Pondicherry, in India. In India, addirittura. E come mai? Ma per Paola, no? Non si ricorda che è una cultrice di... Senta una cosa, ma lei vuole fare delle indagini sui persecutori di Lorenzo o sulla mia vita privata con Paola? Lei è un artista e amico dei Bamfeld. E dunque continui a fare l'artista e l'amico. Ma il nostro mestiere lo lasci fare a noi. Vede... Noi magistrati siamo abituati a sentire tutte le campane, non una sola. Ma qui non ci sono né campane né campanelle. Si calmi, si calmi. Non la sto mica indiziando di reato, no? Ah, questa è bella. Ma, scusi, lei di che cosa dubita? Io non dubito di niente. Non sono un socratico. Ma sono abituato a focalizzare... Dei concetti. O dei preconcetti. Li chiami come vuole. Quindi lei, che ha il potere di decidere della libertà, della vita di tutti noi, lei si abbandona all'illazione. Così come fanno quelli che stanno massacrando il mio povero amico. E magari questo sistema lo usa anche nella sua professione. Eh già, tanto a chi deve rispondere se sbaglia? L'illazione, Rossana Luttazzi, è il titolo di un libro, è il titolo soprattutto di un film per la televisione diretto da Lelio Luttazzi nel 1972, trasmesso per la prima volta nel 2011. Noi abbiamo estrapolato da un film che peraltro è bellissimo, è stato restaurato,
da Rai 5, vale veramente la pena vederlo. Abbiamo estrapolato, secondo me, la parte più importante, quella che tocca più da vicino Lelio Lutazzi, ma anche se vogliamo chi ha un animo intelligente e riesce a capire, a leggere quasi nelle parole, all'interno delle parole di Lelio Luttazzi. È un aspetto questo importante del film. Perfetto, ha fatto lei un'ottima scelta, non poteva scegliere meglio, si direbbe, è la magistratura bellezza, è proprio il passo direi più forte del film. Sì, il film l'abbiamo presentato al Festival del Cinema di Roma in prima mondiale e poi è stato, come giustamente diceva lei, mandato in onda la sera stessa su Rai 5. È un bellissimo film, un film che dice tutto ed è proprio dopo l'esperienza dell'errore giudiziario di Lelio, non poteva Lelio con la sua intelligenza e il suo vedere più lontano di tutti gli altri. Realizzare una storia così importante. E io ogni volta che ne parlo sono sempre un po', come dire, un po' colpita, nel senso che Certo. l'illazione, insomma, io non amo molto la magistratura, nonostante rido perché mi sentirà Santino Mirabella e mi rimprovera, nonostante il nostro giudice Santino Mirabella abbia scritto un libro fantastico, nel senso che ha scritto, intanto ha avuto molto coraggio a scriverlo e poi l'ha scritto con veramente con affetto, con amore nei riguardi di Lelio e ha messo in chiaro finalmente molte cose che in chiaro non lo erano. Si tratta appunto di un errore giudiziario che perseverano, cioè voglio dire continuano, non è che come qualcuno disse in galera poco tempo fa, in galera non ci sono innocenti, no, ci sono innocenti. Vediamo proprio in questo ultimo periodo cosa sta succedendo, gente che è stata dentro 10 anni che poi viene assolta, insomma io sono molto molto amareggiata e soprattutto un po' ce l'ho con questi giudici che non pagano mai i propri errori e questo mi fa molto arrabbiare, insomma. Comunque, insomma, detto questo, Ecco, ma Rossano Luttazzi, chiedo scusa, poi daremo la parola a Santino Mirabella, che è l'autore del libro L'Illazione. Lo ricordo, Santino Mirabella è giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania e presidente dell'Associazione Culturale Efesto, che organizza l'omonimo premio letterario, medaglia del Presidente della Repubblica. I suoi libri spaziano dalla poesia al romanzo, dalla saggistica all'aforismo, con un'attenzione particolare per il mondo dello spettacolo e della musica. Ma Rossana Luttazzi, una mattina di marzo del 1970 in casa Luttazzi squilla il telefono. Sì, la storia è un po' lunga, io se vuole gliela Sì, dico, per cercherò i di nostri essere molto ascoltatori, essenziale. certo. Cercherò di essere molto essenziale. Niente, squilla il telefono a casa di Lelio che abitava a Piazza Trevi e Lelio ancora dormiva. La sua governante aveva l'ordine di non svegliarlo per nessun motivo, per cui non lo sveglia e però appunto risponde la governante al telefono e dall'altra parte c'era quella persona molto, molto per bene, tra virgolette. Che è Walter Chiari, un bel mascalzone, il quale dice alla governante, quando si sveglia il maestro, per favore dica di chiamare questo numero e dà un numero di telefono alla governante perché io qui da Bologna non riesco a chiamare e a chi risponde dica di chiamarmi a Bologna all'Hotel Baglioni. Boh, la governante scrive questo numero di telefono su un foglietto con una matita verde, con dei numeri, morale che poi Lelio si sveglia, la governante riferisce il messaggio, Lelio finisce di far colazione, prende il telefono, compone il numero e a chi risponde, a Roma nell'ambiente dello spettacolo è normale dare del tu, insomma, quindi a Sì. chi risponde dice guarda sei chiamato, sono Lelio Luttazzi, dice Lelio, sono Lelio Luttazzi, dice.
Guarda, mi ha chiamato Walter Chiari, è a Bologna, all'Hotel Baglioni. Dice che non riesce a chiamarti, mi ha lasciato il numero, per favore richiamalo. E questo signore, con la voce un po' rauca, un po' così, dice: ah, oh, dice, va bene, bene, maestro, che le serve qualcosa? E lei gli risponde: no, dice, cosa mi deve servire? No, dice, nel caso chieda Walter. Chiusa la telefonata, finito tutto quanto. Dopo un mese e mezzo, due mesi, non mi ricordo, una bella mattina arriva la finanza e devo dire che arrivano a casa cercando chissà che cosa, però con Lelio con un comportamento molto civile. Insomma, non gli hanno messo le manette, non gli hanno messo niente, sì. Non hanno trovato assolutamente niente, nonostante abbiano tirato giù anche lo scarico del bagno. E morale della favola, gli dicono di andare con loro, questione che si risolverà in pochi minuti, e da lì viene portato via dei Selci, da via dei Selci a Rebibbia, da Rebibbia dopo due giorni a Regina Celi, e resta Regina Celi in una cella di isolamento numero 13. Con il buiolo è praticamente un secchio dove si fanno i bisogni, un secchio, e in questa cella di un metro e mezzo per un metro così, con lì resta 27 giorni. E in quel periodo non c'era, cioè non avevi diritto all'avvocato, era il PM, il pubblico ministero, che decideva lui, bontà sua, quando fatelo vedere. Per cui le persone venivano prese, buttate in una cella di isolamento e lì stavano finché il PM non si decideva di farti vedere l'avvocato. Finalmente a Lelio glielo concessero 15 giorni dopo, e poté vedere il suo avvocato, e da lì, insomma, poi si capì, un errore giudiziario, e buttato fuori. La cosa drammatica è la cosa... Sì. Che quando ne parlo mi fa sempre molto 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 arrabbiare, si sentirà anche dalla mia voce, ma purtroppo è più forte di me, non riesco a, anche perché so che cosa è costato a Lelio questo scherzo, è che questa è stata una mascalzonata, perché Walter Chiari ha telefonato a Lelio componendo lo 06, e come ha fatto il numero di Lelio poteva benissimo fare anche l'altro numero sempre con lo 06. L'altro numero, però, trattandosi di uno spacciatore, ha ritenuto di farlo fare a una persona per bene, pulita, linda, che non voleva neanche sentire l'odore degli incensi che si mettevano a casa in quegli anni, no? Per profumare la casa, diventava matto, perché sapeva che era un uomo pulito, per cui ha preferito farlo fare a Lelio. Ma la cosa ancora più drammatica e più mascalzona ancora di tutto questo è che quando... lui ha saputo che avevano preso Lelio, la prima cosa immediatamente che lui doveva fare era dire: lasciate stare Lelio non c'entra nulla, sono io che ho fatto un'enorme cazzata, mi passi il termine, sì. Mi perdoni il termine. E invece questo non fu fatto, non si fu mai fatto, non chiese mai scusa, ma questo a Lelio interessava poco, per dire la verità, anche perché Lelio era un uomo estremamente intelligente, era uno spirito libero, libertario, non ne fregava niente delle scuse di Walter Chiari. Quello che Lelio da questa storia rimase, fu una tragedia, fu una ferita. Ci vollero anni per guarire. Rossana, ecco, chiedo scusa. Volevo chiedere a Santino Mirabella un giudizio, diciamo così, una visione di tutta questa vicenda da parte di Santino Mirabella, che, lo ricordo, è l'autore del libro Relazione, di cui parleremo all'interno di questa trasmissione, questo è ovvio, ma come giudice per le indagini preliminari, un suo commento, un suo giudizio anche, che è riportato peraltro all'interno del suo libro. Sì, il mio giudizio è tranciante, perché quando si dice, come Rossana stessa ha detto in maniera delicata, un errore giudiziario, io questo non lo vedo nemmeno come un errore giudiziario, lo vedo come un obbrobrio giudiziario e un'aberrazione umana. Cioè, quello che successe non è un fisiologico errore giudiziario, perché purtroppo, per fortuna o per disgrazia, i giudici sono esseri umani e possono sbagliare, come anche Paolo Rossi sbagliava i rigori, eccetera. Quindi gli errori possono essere
purtroppo da mettere in conto come cose possibili. Questa fu un'aberrazione, perché la base dell'accusa nei confronti di Lelio, sì, è quella che ha raccontato Rossana, cioè tutto agli atti, perché siccome la telefonata era intercettata, a parte questo scambio di un paio di minuti dove Lelio non disse assolutamente nulla, cioè quando l'interlocutore, si chiamava Lelio Anch'egli, gli chiese: lei ha bisogno di qualche cosa? Lelio, cadendo dalle nuvole, disse: ma di che cosa? Non ho capito. Cioè, fondamentalmente non era solo un problema oggettivo di leggi che erano assolutamente sballate, sì, oggi sembra fantascienza, ora se l'avvocato per 5 minuti non riesce a parlare col suo assistito, grida allo scandalo, all'omicidio della giustizia, eccetera. Lì è incredibile pensare che una persona viene buttata in cella e non ha diritto a parlare con l'avvocato. Lelio in pratica non sapeva nulla dell'accusa, aveva solo il mandato di cattura, dove venivano scritte una serie di cose aberranti anch'esse, perché veniva scritto che c'era una palese contraddizione tra le tesi dei due imputati, vi era una mancanza di riscontri delle tesi difensive. Lelio non venne mai sentito. Cioè, la cosa assurda è che anche per iscritto vennero scritte una serie di stupidaggini. Quindi la legge di allora permettevano cose assurde come queste, cioè uno buttato in carcere senza che sappia nulla, senza che veda l'avvocato, eccetera. Ma anche nell'ambito delle leggi di allora è assurdo quello che è successo. Non si può buttare... Lasciamo perdere che è Lelio, non lo lasciamo perdere perché è l'affetto che ci lega, certo, a certo, Rossana prima di tutto, ma anche a me, che io sono cresciuto con Lelio Luttazzi in televisione, con i Parè, eccetera, la mia passione, è il primo uomo di spettacolo, quindi esterno dalla famiglia, che io ho amato nella mia vita, per questo che ho voluto rendergli onore, ora che anche che sono anche giudice. Ma chiunque viene buttato lì sulla base di quelle accuse, anche con le leggi di allora, era un'aberrazione. Per questo non è un semplice errore, è una bestemmia umana. Come diceva Lelio stesso nel suo libro Operazione Montecristo, sì, fu un sequestro di Stato. C'è poco da difendere la magistratura. Qui la magistratura ha fatto una delle sue azioni più sballate e più incoscienti, perché non ci si può buttare la chiave di una persona onesta e dopo un mese dirgli: a proposito, se vuoi parlare col tuo avvocato puoi parlare. È una cosa vergognosa, veramente vergognosa. Ma senta, Sentino Mirabella, ovviamente l'accostamento viene quasi spontaneo, lo avranno fatto anche a casa chi ci sta ascoltando in questo momento, tra Lelio Luttazzi e Enzo Tortora. Possiamo definirle degli agnelli sacrificali per, come dire, una sorta di presa anche di coscienza successiva, e che hanno permesso a una legislazione diversa, forse? Sì, esatto, perfetto, perché Enzo Tortora, che all'inizio fu molto duro con Lelio e che poi si scusò in un momento non sospetto, cioè prima che le cose succedessero a lui, quindi si scusò, perché Enzo era una persona di slancio a sua volta, molto rigido ma capace di riconoscere gli errori. Loro due, come ha detto lei, sono stati due agnelli sacrificali, perché il fatto di essere state due persone note e che hanno subito una ingiustizia mostruosa, non semplice ingiustizia, un'ingiustizia mostruosa, il fatto di essere persone note, forse purtroppo per loro ha agevolato l'ingiustizia, perché forse c'era qualcuno che si voleva fare bello con queste operazioni, che voleva fare vedere Enzo Tortora che passava da... Ricordiamoci che Enzo Tortora, di cui è morta la figlia l'altro ieri, una ragazza che all'età di 20 anni venne distrutta psicologicamente da questa infamia. Enzo Tortora, la polizia aspettò che venissero le televisioni prima di uscirlo con le manette. Quindi il fatto che Lelio ed Enzo erano due persone importanti e note, aiutò probabilmente la volontà di protagonismo per fare cose di questo genere. Da un altro lato, proprio il fatto di essere persone importanti ha fatto sì che si è scoperto che il re era nudo, che la legislazione era impossibile da giustificare a questi livelli. Tutte le battaglie che hanno fatto all'epoca, soprattutto per esempio il Partito Radicale, tutte le battaglie che sono state fatte contro queste leggi aberranti, devono gran parte della riuscita proprio
purtroppo per loro, proprio per Enzo Tortora e Lelio Luttazzi. Cioè due persone oneste, specchiate, che sono entrate in un meccanismo in confronto al quale il processo di Kafka sembra il manuale delle giovani marmotte, perché qui stiamo parlando di persone in carne e ossa. Rossano Luttazzi, questa è una vicenda che è stata sviscerata molto spesso e che è giusto venga costantemente ricordata, proprio per le parole che sono state dette fino a poc'anzi da Santino Mirabella. Dobbiamo a Enzo Tortora, dobbiamo a Lelio Luttazzi, se la legislazione, se la normativa attuale tiene conto di alcuni aspetti, diciamo così, fondamentali per la libertà dell'uomo, soprattutto quando si incappa molto spesso anche in quelli che sono i cosiddetti errori giudiziari, ma soprattutto per quanto riguarda la detenzione anche preventiva, come viene anche definita. Però c'è un film che, quando l'ho visto io ero ragazzo, mi aveva colpito moltissimo e ritorna molto spesso, per fortuna, ad essere proiettato, soprattutto viene messo nel circuito delle televisioni, e che è Detenuto in attesa di giudizio. Sì. Lì c'è Lelio Luttazzi, possiamo definirlo così? Sì, Detenuto in attesa di giudizio è un film con la regia di, in questo momento di... mi scuseranno, ma in questo momento non mi viene il nome. Non fa anche niente. Quando parlo di questo argomento, insomma, beh, immagino, certo. Ecco. Praticamente il libro fu tratto da Operazione, esatto, Monte Cristo, dal libro di Lelio, perché addirittura ci sono delle scene identiche alla descrizione nel testo, alla descrizione del libro di Lelio. E di quel film Lelio fece le musiche dei titoli, insomma la colonna sonora dei titoli, e mi pare che poi si senta durante il film, e quello veramente rispecchia esattamente, diciamo, le vicissitudini, anche quando si vede la cella, le cose. Era veramente proprio un ritratto di quello che lei aveva scritto nel libro, insomma. E per tornare alle cose non giuste ma giustissime che ha detto Santino Mirabella, giudice nostro, è vero, per carità, i giudici sono esseri umani e possono sbagliare, però intanto secondo me sbagliano un po' troppo e quindi dovrebbero darsi una bella calmata e prima di decidere, di fare, di brigare. Però poi non pagano mai i propri errori, questo è il punto. Cioè, se un medico lascia una garza nella pancia di qualcuno, viene denunciato se Santino Mirabella fa degli errori come avvocato, perché i giudici non devono mai pagare gli errori, i propri errori, e ne fanno, perché ne stanno facendo ultimamente, veramente, insomma, la magistratura è veramente messa molto male, insomma, non c'è sera che non si scopra che uno è stato dentro 6-7 anni, poi il fatto non sussiste, poi lo liberano, e si devono dare tutti una bella calmata. Ma Rossana, ecco. Luttazzi, Nanni Loi, Detenuto in attesa di giudizio, perfetto, 1971, ritornando perfetto. Però all'illazione di Santino Mirabella, perché è importante, secondo Rossana Luttazzi, il libro di Santino Mirabella, L'Illazione? Beh, è importante perché scrive cose che non erano state scritte prima, al di là della spiegazione proprio esatta di come andarono le cose che Lelio diede a Stella, al giornalista del Corriere della Sera, ma negli anni, fine anni 80, si decise di spiegare come erano andate le cose. E poi perché appunto tutto quello che ha appena detto è scritto nel libro, quindi è la prima volta che si dice che addirittura non è neanche un errore giudiziario, ma è proprio è peggio di un errore giudiziario. Quindi il libro è molto interessante proprio per questo, perché il giudice Mirabella per la prima volta scrive cose che, ripeto, mai nessuno aveva scritto e mai nessuno aveva detto.
Oggi presentiamo a Sconfinamenti il libro L'Illazione, Lelio Lutazzi, una vita vissuta in swing, per Dario Flaccovio Editore. L'autore è Santino Mirabella, in collegamento telefonico con noi da Catania, insieme a Rossana Lutazzi in collegamento telefonico da Roma. Senta Santino Mirabella, perché ha voluto scrivere questo libro? Beh, come ho accennato prima, Lelio Lutazzi è stata una persona molto importante per me, perché i miei ricordi di bambino delle prime trasmissioni di varietà erano proprio le trasmissioni di Lelio Lutazzi, poi qualche anno dopo in bianco e nero, qualche anno dopo ogni venerdì tornavo a casa di corsa per sentirmi da scuola, per sentirmi Hit Parade, quindi Lelio Lutazzi ha sempre accompagnato. Ricordo personalmente quando scoppiò questo drammatico evento, ricordo di averlo seguito in diretta, e quindi ricordo il suo ritorno, poi la sua scomparsa dai palcoscenici, e come fui felice che grazie a Fiorello, Fabio Fazzi, eccetera, ritornò a essere ospitato in televisione, a fare concerti. Io vidi il suo ritorno sulle scene come un regalo, tra virgolette, anche a me e a tutti quelli come me a cui era mancato il grande Lelio Lutazzi. E nel frattempo sono diventato giudice, e quindi la sua agonia giudiziaria è stata qualcosa che mi ha colpito, perché più approfondivo più vedevo lacune. È come quando uno cerca di scavare nelle sabbie mobili, non è che riesci mai a trovare qualcosa, perché tutto quello che scavi ti ricade dentro. E allora, davanti a questa cosa assurda, l'amore assoluto, seppur non di un parente ma di una persona che per me è stata importante nella vita, l'amore assoluto da una parte, la indignazione di cittadino e la mia rabbia da giudice hanno fatto un matrimonio a tre, hanno creato questo libro grazie alla collaborazione preziosissima da tutti i punti di vista di Rossana stessa, che mi ha aiutato nell'evoluzione, nell'incontrare persone che mi potevano parlare di Lelio in maniera particolare, ecco, mi hanno detto tante cose. Ecco, Santino Mirabella, al di là dell'aspetto giudiziario che lei ha sviscerato in maniera encomiabile all'interno del suo libro, c'è un aspetto molto molto interessante, e cioè i ricordi inediti di molti personaggi, non solo dello spettacolo. Sì, molti amici, persone che io conoscevo da prima, Pippo Baudo, noi siamo catanesi, quindi con Pippo Baudo ci conosciamo da tanto tempo, altri personaggi come Luca Madonia, insomma altre persone che io conoscevo a prescindere, poi molti sono stati agganciati, diciamo così, grazie a Rossana, e c'è l'addendo Walter Veltroni, c'è la compianta Lina Wertmüller, che mi ha dato l'onore di ricevermi a casa sua, Camilla Baresani, una grande amica di Lelio, insomma sono stati tanti personaggi che sono intervenuti, Maurizio Costanzo, che è stato molto affettuoso, ha voluto scrivere un ricordo di suo pugno, Christian De Sica, insomma sono stati veramente molti, anche i suoi musicisti, Lorenzo Engel, Massimo Morricone, oppure Dario Salvatore, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, averne uno solo con me avrebbe reso onore a qualunque libro, li ho avuti tutti in una volta, certo. Quindi è stata una gioia, e io credo che in qualche modo sono stato anch'io per loro un modo per esprimere quell'amore per Lelio che in qualche modo avevano solamente nel cuore, non avevano mai scritto, non avevano mai espresso in maniera specifica. È stata una cosa molto bella. Molto bella. Ma Rossana Lutazzi, all'epoca però, in quel 1970, possiamo dire che Lelio Lutazzi rimase solo. No, dunque in quell'anno in che senso rimasi solo? Subito dopo il fatto della telefonata e le vicende giudiziarie che ne seguirono. Rimasi solo dal punto di vista, come dire, delle amicizie importanti. Dunque, Lelio uscì e naturalmente non volle più tornare a casa lì a Piazza Trevi, ovviamente, e andò. Proprio ricordava prima il giudice Mirabella, andò prima a casa di Lina Wertmüller, che a Frigene, che aveva una casa lì a Frigene, e un lungo periodo ospite da Lina, e poi si trasferì a casa di quello che chiamava mio fratello, insomma del maestro Gianni Ferrio e della moglie Alba Arnova,
e stette un lungo periodo lì. Ma Lelio, lì fu anche una scelta, quella di Lelio, di, a parte poi il suo avvocato e le persone più vicine a Lelio, che erano Francesco Rosi, regista, Giancarla sì, Rosi, insomma sì, tutti gli amici, quelli veri, no? Quelli che poi riconosci nei momenti di difficoltà. E quindi stette molto con loro e poi dopo decise di andare a vivere in campagna. Naturalmente la RAI, non dico che venne cacciato, ma insomma la RAI lo lasciò tranquillo e quindi poi da lì cominciò un lungo percorso di come dire, di ricostruzione di se stesso e di, come dire, di fiducia, che ovviamente è, però dato anche poi il carattere di Lelio, non ha sofferto perché gli amici non andavano tutti i giorni a trovarlo, non lo chiamavano tutti i giorni, non è quello, era la diciamo Lelio è nato a Trieste, è nato e ha vissuto la sua adolescenza nella Trieste colta e austera, e quindi di quella cultura era figlio, quindi ritrovarsi in un marasma così, Lelio era un uomo per bene, era un uomo che quindi fu per lui una tragedia, una ferita, una un'umiliazione, quindi volle andare in campagna per un lungo periodo per estraniarsi e per cercare appunto di ritrovare, io lo conobbi dopo qualche anno e ancora quei segni li aveva tutti addosso di questa sofferenza e di questa tragedia, insomma, e rimase una ferita aperta tutta la vita. Poi naturalmente con gli anni, io l'ho amato molto Lelio e quindi diciamo insomma insieme siamo riusciti a a riportarlo, a ricondurlo nella retta via, si direbbe, no? Sì. Cioè, nel senso di farlo tornare alla sua musica, che era la sua vita, e quindi non perché. Infatti ritornò alla sua musica, ritornò in televisione, come appunto prima raccontava il giudice Mirabella, e ritornò in televisione, ritornò a fare musica, ritornò a fare i concerti, e insomma ritornò a una vita normale, ma quella cosa lì, quella ferita lì ogni tanto tornava, sanguinava, possiamo dire, sanguinava. Anche poi perché, sì, anche perché poi non mancava mai l'occasione da parte dei giornalisti, che sono sempre, per carità, non sempre, ma insomma spesso, prima di scrivere le cose dovrebbero un po' andare sempre a fare una ricerca, e quindi Lelio praticamente ha passato la vita a far cause continuamente, a ripristinare la verità, come si dice, in ballo un argomento, sì, sulla droga o su qualcosa, lo ritiravano in ballo, e per cui Lelio faceva cause, poche lire ma grandi soddisfazioni. È finito, Lelio è volato via nel 2010, e io dopo il 2010 ho cominciato a farle io le cause, ne ho già fatte due o tre, e continuerò a farle, perché certo, ancora dopo tanti anni, certo, sbagliano, e quando si sbaglia bisogna pagare. Certamente. Però Santino Mirabella ha raccolto delle testimonianze importanti, sì, abbiamo certo citato alcune, ma Santino Mirabella, che cosa hanno testimoniato, ma soprattutto che cosa esce, quale figura di Lelio Lutazzi esce dalle parole di questi testimoni? Che figura esce? L'identikit è già quello che ha accennato Rossana, e c'è la sua cultura, proprio la sua origine di uomo di Trieste. Mi raccontava Camillo Baresani che Lelio era incapace anche di posteggiare in divieto di sosta, e quindi delle volte faceva giri nel quartiere perché non violava nemmeno la più minima regola. Questo ha comportato purtroppo un effetto deflagrante ancora maggiore rispetto alla media, perché insomma noi italiani siamo spesso caciaroni, siamo spesso così, quelli che ci descrivono spesso purtroppo in maniera abbastanza adeguata. Una persona con la cultura, con la dirittura, con la correttezza di Lelio
Una cosa di questo genere, che avrebbe ammazzato anche un elefante, sicuramente a tutti noi ci avrebbe fatto a pezzi, ma a lei lo ci ha fatto a pezzi con un quid in più, proprio perché era il massimo dell'antitesi. Quindi il massimo dell'antitesi vuol dire che uno o esplode o esce pazzo. Lei è riuscito, grazie soprattutto a Rossana, poi a rimettersi in sesto, ma come diceva lei, da una cosa di questo genere non si guarisce mai del tutto. Se qualcuno mi fa una grossa ferita, sì, un grosso taglio, certo, posso anche riprendere l'uso dell'arto, se mi ha tagliato un braccio, posso anche riprendere, ma la cicatrice c'è, resterà per sempre. Ecco, le cicatrici nell'anima, che sono quelle che non si vedono, come si dice, ma sono quelle che poi colpiscono di più, perché non vengono a essere mai assolutamente rimarginate. E quindi questo è stato, che io sappia, per i racconti che mi ha fatto Rossana stesso e per tutto quello che mi hanno detto tutti gli altri, è stata una cosa veramente troppo dura per lui, non era veramente difficile tirarne fuori. E grazie a Dio, con quello che la vita gli ha tolto in termini di qualità, in termini di serenità, eccetera, gliela restituita nel tempo, perché lei è riuscito a vivere abbastanza, è riuscito a rivedere il suo pubblico, è riuscito a toccare quindi l'amore che il suo pubblico aveva per lui, il grandissimo concerto che ha fatto a Trieste con la piazza tutta stracolma di gente che lo amava, non era solo un bravo musicista, era una persona amata, e lui grazie a Dio è riuscito a ritrovare, a rivedere, a ritoccare l'amore che lo circondava. Rossana Luttazzi, questo libro di Santino Mirabella, L'illazione, Lelio Luttazzi, una vita vissuta in swing, per Dario Flaccovio Editore, è un libro, come dicevamo prima, importante perché è scritto da un giudice, da un magistrato, è importante perché contiene anche delle testimonianze che ci fanno comprendere anche una figura a tutto tondo di Lelio Luttazzi. Lei, nel leggere il libro di Santino Mirabella, soprattutto le testimonianze delle persone a lui care, che sono state raccolte proprio dall'autore, ha scoperto anche qualcosa di più di Lelio Luttazzi? Ho scoperto di Lelio Luttazzi, no, ma ho scoperto il grande amore che queste persone, che questi grossi nomi che sono nel libro, hanno parlando con Mirabella, hanno raccontato di Lelio, e tutti, devo dire, con un grande amore e un grande affetto. E devo anche dire che questo amore e questo affetto mi accompagnano da sempre, da quando Lelio è volato via, ed è veramente per me un grande regalo, perché mi dà una grande forza, una grande grinta di continuare a lavorare alla fondazione di Lelio, a pensare di fare progetti, cosa che stiamo facendo da 10 anni, perché quando Lelio è volato, certo, via, io ho creato subito la fondazione Lelio Luttazzi, e devo dire che grazie a tantissime persone, a tanti, ma veramente a tanti, che lo hanno amato, persone mai conosciute, mai viste, però che mi inondano tutti i giorni di dell'amore per Lelio, con messaggi, lettere, mail, e quindi perché Lelio era molto amato, come ha detto il giudice Santino, e è vero, era un uomo molto molto amato, perché era un uomo per bene, era una persona umile, aveva un'autocritica quasi esagerata, e come tutti i grandi, perché io mi ricordo i suoi amici, da Armando Trovaioli a Gianni Ferio, che erano grandi, sì, musicisti, erano tutti di un'umiltà, di un'autocritica, di una semplicità. Questo li rendeva grandi, li rendeva immensi, e Lelio era un uomo straordinario, era un uomo buono, era un uomo gentile, era un uomo elegante, era un uomo pieno di fascino, era un uomo straordinario. Lelio era un uomo straordinario. Ma Rossana Luttazzi, noi siamo nel 2022, sì, possiamo parlare ancora di attualità? Del suo stile di vita, della sua professionalità, essere sì, un professionista serio, ma certo, nel contempo anche molto umile. Certo, era un professionista serio, nel senso anche a parte che lui diceva io sono musicista, poi scriveva, poi amava il cinema, aveva scritto L'ira di Dio, di colonne sonore, ha fatto anche l'attore in film anche importanti, tipo L'avventura, L'ombrellone di Rivi, mm-hmm, eccetera. Ma era di un perfezionismo, di un maniacale quando scriveva, e pensi che già da grande, già da adulto, insomma, quando faceva i concerti,
concerti, o avevo un concerto in un teatro, insomma, con il trio, col sestetto, il giorno prima rimaneva a casa a fare le scale, cosa che... questo vuol dire amare la musica, avere un grande rispetto per la musica, per il suo, e aveva un grande rispetto per il suo pubblico. Ed era veramente una persona meravigliosa, Lelio, e di grande umiltà, cosa certo. Che al giorno d'oggi purtroppo. Oggi purtroppo. Ci fermiamo qui. Un'ultima domanda, Santino Mirabella. Ci fermiamo qua. Santino Mirabella, un'ultima domanda prima di congedarci. Dicevo prima, l'ho chiesto anche a Rossana Luttazzi, l'attualità dello stile di vita, della professionalità, dell'umiltà, quasi da prendere esempio oggi della figura, prendere esempio come figura Lelio Luttazzi, secondo lei? Qui è difficile la mia risposta, perché la... sarebbe attualissimo una figura come Lelio Luttazzi, un esempio come Lelio Luttazzi, gli insegnamenti di Lelio Luttazzi, è l'attualità in sé che non è riuscita a seguire Lelio Luttazzi, è tutto peggiorato. Poi si dice che quando qualcuno invecchia vede tutto peggiorare perché è invecchiato, potrebbe anche essere vero, ma io tutto quello che vedevo in persone come Lelio Luttazzi e nella sua arte, cioè nei suoi spettacoli e nel modo di concepire la vita, non lo vedo oggigiorno di fatto, né in televisione né appena passeggio per strada. Quindi l'attualità della lezione, degli insegnamenti di persone come Lelio Luttazzi c'è sempre e rimarrà sempre. Io temo che l'attualità in concreto, le persone in concreto, non vedo nessuno che possa assomigliare a un identikit, anche solo sfogato, di una persona come Lelio. Noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. Allora, i ringraziamenti sono doppi ai nostri ospiti. Il primo, ovviamente, per quanto concerne Rossana Luttazzi, l'aver partecipato alla nostra trasmissione, ma soprattutto per aver dato vita alla Fondazione, per essere sempre presente in difesa dell'onore di Lelio Luttazzi, mantenere la memoria giusta e corretta della figura di Lelio Luttazzi e che ci trasmette anche quella che potrebbe essere veramente una sorta di attualità del suo stile di vita che dovremmo fare tutti quanti. Tesoro, Rossana Luttazzi, grazie veramente di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi, grazie a Mirabella e un saluto a Trieste. C'era la settimana scorsa per lavoro, 2 giorni, e sono rientrati. Ogni volta che torno a Trieste devo dire che è una gran malinconia, a volte mi viene una gran voglia di tornare e poi torno qui nella vecchia Roma, ormai un po' bislacca e un po' abbandonata, ma insomma. Comunque grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie Rossana Luttazzi, grazie a Santino Mirabella per essere stato ospite di Sconfinamenti, ma soprattutto per aver scritto l'Illazione, Lelio Luttazzi, una vita vissuta in swing, Dario Flaccovio editore. Grazie per le parole che lei ha scritto all'interno di questo testo che rendono omaggio, memoria e giustizia soprattutto alla vicenda giudiziaria che ha sconvolto la vita di Lelio Luttazzi. Grazie veramente di cuore per l'opera che lei ha scritto. Grazie a voi per avermi invitato e grazie a voi anche per coltivare questa figura di Lelio Luttazzi che ci manca tanto come persona e, ripeto quello che ho detto prima, anche come insegnamenti. Grazie a tutti. Grazie Santino Mirabella, anche oggi Sconfinamenti, una produzione della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, si chiude qui, ma permettetemi di ricordare che nella pagina web sedefvg.rai.it, cliccando nello spazio Sconfinamenti, presente nella homepage del sito e successivamente su Ascolta e scarica le puntate, si potrà riascoltare e scaricare questa puntata alla pari delle altre trasmissioni di Sconfinamenti andate già in onda. Bene, siamo veramente giunti al termine della puntata odierna. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Federico Comara alla console, un caro saluto con l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai. Grazie per essere stati in nostra compagnia.